tu voliva bits, a bits, a bits, capumarolangop. Una serata di festa nel segno della pizza Rossini, simbolo della città di Pesaro e unica al mondo. Mercoledì 6 settembre si è svolta la maxi tavolata lungo Viale della Repubblica con sedie e tavolini sistemati in modo che dall'alto potessero formare il 2024, anno che vedrà Pesaro capitale italiana della cultura. Pizza Rossini è un simbolo per noi, ci scherziamo tanto perché coloro che vengono da fuori sono molto sospettosi, poi quando l'assaggiano non la lasciano più. E in generale è un piatto tipico del nostro territorio e oggi, grazie a questa bellissima tavolata con migliaia di persone, manderemo una cartolina di Pesaro in tutta Italia e in tutta Europa in vista della capitale italiana della cultura. Quindi è un modo di esserci, per stare insieme, per essere protagonisti attraverso una cosa tipica e comunque un'organizzazione complessa, perché 40 pizzerie, i volontari, i tavoli a forma di 2024, insomma non era una cosa da poco, al momento sta andando davvero tutto bene. Da qui inizia la capitale della cultura. Ma è un crescendo rossignano, come noi abbiamo detto. Ogni evento che abbiamo fatto quest'estate ha guardato il 2024 e così sarà per l'autunno. Però diciamo, a fine estate un evento di questo tipo è sicuramente un valore aggiunto, anche perché molti si muovono anche attratti, diciamo, dalle curiosità gastronomiche. A Pesaro si mangiano tantissime cose buone, dai passatelli col pesce a tante altre ricette tipiche pesaresi, però la pizza Rossini è molto pop, è una cosa che possono mangiare ovunque. Come nasce questa serata? Ma nasce in realtà da lontano, nasce da qualche anno fa, pre-pandemia, quando volevamo fare una foto di questo tipo e una cena di questo tipo per il lancio della capitale europea 2033, per dire tanti anni prima io c'ero, no? E l'orizzonte rimane, però nel frattempo siamo diventati capitale italiana e ci è piaciuta l'idea per lanciare la partecipazione popolare della città, che poi è quella che fa la differenza nella riuscita e nel far percepire ai visitatori che avremo quanto questa manifestazione sarà sentita e anche quanto elementi caratteristici come la pista Rossini siano identitari. E soprattutto vogliamo comunicare anche l'idea di una capitale della cultura che vuole, diciamo, non prendersi troppo sul serio ed essere anche accogliente rispetto al pubblico largo, perché poi l'obiettivo delle capitali della cultura è anche quello di fare conoscere la città e lo spirito dei cittadini. Finale nel segno della magia, prima la grande foto dall'alto col drone, poi un brindisi con 500 bottiglie di prosecco. Pesaro capitale italiana della cultura inizia con 2024 pizze Rossini e tante emozioni.